Un saluto a tutti dal comune di Bacoli, siamo col sindaco Giosi della Ragione e oggi è una bella giornata di sole e vedo che già stanno facendo i preparativi per la festa di Sant'Anna con le luci che stanno montando. Sì, sarà una grande festa di Sant'Anna, insieme già con il comitato, in particolar modo con la parrocchia, con Don Alfonso. Ci saranno tante belle novità che di qui ai prossimi giorni annunceremo ai cittadini, sicuramente sotto il profilo religioso identitario, la processione che ci sarà domenica pomeriggio del giorno del 26 pomeriggio e che si aggiunge alla processione della prima domenica di agosto, è una grande novità. Che quindi riporta in auge tradizioni antiche con la messa alla Marina Grande, quindi il giorno 26, pomeriggio sera alla Marina Grande con Sant'Anna presente in piazza, sarà veramente l'inizio di una grande festa di Sant'Anna. A proposito di feste, di domeniche, c'è questa novità da domani, la rotonda Cavani e tutto il percorso a senso unico dalle ore 16 alle 20. Sì, è un lavoro in sinergia fatto con il comune di Pozzuoli, con il coordinamento della prefettura. Finalmente, dopo anni di chiacchiere, di promesse, di annunci, ci sono azioni concrete. Io penso che la prima azione concreta sia proprio quella che si è preso atto della necessità di fare lavori per eliminare i disagi causati dalla rotonda Cavani. Lavori che cominceranno quanto prima, saranno quindi effettuati a medio termine ed è tutto ciò avallato da un comunicato realizzato, un verbale realizzato in prefettura, quindi prefettura, comune di Pozzuoli, polizia stradale e comune di Bacoli. Una grande notizia. A questo si aggiungono interventi nell'immediato, quindi il senso unico che dall'incrocio tra l'intersezione Lago d'Averno, Lago Lucrino, via Miniscola, da lì in poi ci sarà in uscita dalle 16 alle 20 ogni sabato, ogni domenica e festivo per tutta l'estate, quindi fino alla fine di settembre, il senso unico in uscita verso la rotonda. È un'azione sperimentale che credo porterà risultati, ma soprattutto dà il segnale che sta cambiando qualcosa. Finalmente si interviene su quell'imbuto che paralizza il traffico in uscita della città. Noi abbiamo le navette ogni fine settimana comunali gratuite per tutti, abbiamo l'ordinanza di uscita alternata oraria dei parcheggi tra Misena e Miniscola, qui abbiamo i parcheggi di interscambio, continuiamo a fare tutto il possibile per mitigare i disagi del traffico e devo dire che finalmente si riscontra una bella sinergia tra i comuni di Bacoli e di Pozzuoli.